Bentornati su meteogiuliacci.it. Nella giornata di venerdì avremo un'ulteriore attenuazione dell'instabilità sulle regioni meridionali e sulle due isole maggiori grazie all'indebolimento del vortice di bassa pressione lasciatoci in eredità dalla perturbazione numero 3 di agosto, mentre saremo raggiunti da un nuovo sistema nuvoloso che vediamo anche dall'immagine del satellite virtuale che nel corso del giorno attraverserà tutta l'Italia, portando però più che altro un aumento della nuvolosità associata a pochi fenomeni. Nel fine settimana invece avremo un peggioramento più intenso per l'arrivo della perturbazione numero 4 di agosto che sabato porterà rovesci e temporali in tutto il nord, mentre domenica migliorerà al nord-ovest con i fenomeni che si concentreranno al nord-est e sulle regioni centrali. Anche le temperature dopo il lieve rialzo di giovedì-venerdì vedranno un nuovo leggero calo. Ma occupiamoci intanto della giornata di venerdì andando a vedere la previsione. Come vedete avremo gli ultimi temporali portati dal vortice di bassa pressione su Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, soprattutto nelle zone interne, ma con possibili sconfinamenti fin sulle coste. Anche i primi effetti del nuovo sistema nuvoloso con un aumento della nuvolosità al nord e qualche temporale sulle regioni alpine. Per quanto riguarda le temperature, queste non subiranno variazioni di rilievo, avremo ancora massime quasi ovunque comprese tra 26 e 31 gradi, quindi siamo tornati su valori estivi, ma come anticipato nel fine settimana torneranno a scendere di 2-3 gradi al centro-nord. Con questo concluso, per tutti gli aggiornamenti vi invito a consultare il nostro sito meteogiuliacci.it.